1.200.000.000 di incasso, 60.000 spettatori più uno per un Roma-Napoli dal fascino antico. Un colpo d'occhio eccezionale, una cornice da spot pubblicitario a favore del calcio. Così si presenta all'Olimpico al momento dell'ingresso delle squadre e nel Napoli Maradona è regolarmente al suo posto. È una garanzia in più sia per lo spettacolo sia per il Napoli che grazie a lui, ma non soltanto a lui, riesce a vincere in casa della Roma dopo 10 anni. Il successo azzurro che proietta la formazione di Bianchi al vertice della classifica e lascia spazio alle fantasie dei tifosi porta la firma del campione argentino, ma la vera chiave del successo partenopeo è stata il grande lavoro svolto dal centrocampo. De Napoli e Bagni indomabili, Sola preziosissimo in fase di copertura e Romano, al suo esordio con la maglia azzurra, ha fatto subito capire perché Bianchi lo ha voluto a tutti i costi. Contro una squadra così solida, dinamica e sempre confortata dall'estro di Giordano e Maradona, la Roma ha evidenziato quei malesseri già emersi nelle partite in casa contro Como e Verona ed anche nell'unico incontro vinto all'Olimpico con il Brescia. Se in trasferta la squadra di Eriksson si realizza liberando energia più che inventiva in un gioco di rimessa, in casa manca dell'uomo in grado di creare l'invenzione giusta nei 16 metri avversari. Una volta la Roma giocava sulle fasce laterali e i cross di Nela e di Oddi o di Gerolin risultavano spesso determinanti per la testa di Cruzzo. Oggi, scelta un'altra strada, quella centrale, più affollata, visto che sui lati presidiano gli avversari con molta diligenza, ecco la necessità assoluta dello stoccatore. La gente si chiede perché Graziani è andato via. No, beh, Graziani, i problemi di Graziani non c'entrano niente in questo momento con i problemi della squadra. Io penso che in questo momento c'è un pochino di difficoltà, ma è le stesse difficoltà che abbiamo avuto un pochettino all'inizio l'anno scorso. Io penso che quando Bruzzo raggiungerà la migliore condizione, quando altri giocatori capiranno un pochettino meglio i meccanismi del gioco d'attacco della squadra, tutto si possa risolvere per il meglio. Dopo un primo tempo giocato alla pari con grande impegno ma con estrema attenzione da parte delle due squadre, al secondo minuto della ripresa Maradona trasforma in gol, con naturalezza, un calibrato lancio di Giordano. I 15.000 napoletani della Curva Nord fanno esplodere il loro entusiasmo con compostezza. Anche questo è un segno di maturità. Con gli azzurri in vantaggio, fatalmente il tema dell'incontro cambia. La Roma è costretta ad inseguire e il Napoli può agire in contropiede. Eriksson si accorge che il suo attacco punge poco e fa entrare Agostini al posto di Berggren. Il prodotto cambia poco o nulla. Bianchi richiama Maradona un po' acciaccato 10 minuti prima della fine e qui la sostituzione è addirittura ininfluente. La Roma tenta il tutto per tutto, ma le idee non sono chiare. Affiora il nervosismo e Pruzzo, già ammonito in precedenza, è costretto a guadagnare lo spogliatoio con 4 minuti di anticipo. Pruzzo è intrattabile, ma c'è da dire che sarebbe ingeneroso addossare al centravanti le colpe di un attacco che in casa non segna.